Fede! Ciao! Ciao Vittorio! Com'è? Come stai? Io sto bene, tu come stai? Tutto bene. Com'è andata poi? No, è andato tutto bene, io ti vedo che però mi sembri un po' offeso, Fede. Cioè, tutto a posto? Ma sai, tutto a posto. Mi avevi promesso una cosa, invece quella cosa era diversa e quindi... Cosa devo fare? Io devo far finta di niente? Beh, comunque, scusa, la freccia che indicava Vic, quella che indicava Pelé, noi eravamo lì. Vuoi che ti faccia una freccia? No, non farmi quella freccia lì, che va bene. Benissimo. Guarda, comunque sei sempre lì, c'hai ancora dei giorni a disposizione, ti puoi rifare. Va bene, dimmi e io faccio. La Pellegrini. Sì. Tu la incontrerai sicuramente, ti potrebbe lasciare un saluto, un ricordo, un qualcosa, un ricordino. Ma certo, volentieri. Che cosa vorresti? Dai, cosa vorresti? Se la incontro glielo chiedo. Il costume della Pellegrini voglio. Il costume? Il costume, sì. Va bene. Va bene, Fede, io per te vado, recupero il costume e te lo porto. Oh, me l'hai promesso, eh? Te lo prometto, Fede. Oh, giuro su Giorginio, va. Giuro su Giorginio. Sì. A posto. Va bene. Vado, compio la missione e torno. T'aspetto, eh? Sì. Mentre io accetto sfide improbabili, ci sono alcuni ragazzi che vincono sfide impossibili. Il secondo giorno di Olimpiadi vede infatti l'Italia team assoluto protagonista, con Fabio Basile che conquista la 200ª medaglia d'oro per l'Italia e Daniele Garozzo che se ne aggiudica un'altra mezz'ora dopo. E poi lo storico argento di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, l'argento di Odette Giuffrida e il bronzo di Elisa Longo Borghini. Wow ragazzi, che giornata! Ma basta parlare di cose importanti, torniamo a noi. Federico Russo mi ha chiesto, come missione speciale di oggi, di recuperare il costume di Federica Pellegrini. Ho avuto un'informazione riservatissima, mi hanno detto che lei è qui, nello spogliatoio femminile, un'occasione perfetta per rubarglielo. Ci provo. Vestiario femminino. Federica, femminina, sarà qua. Disculpa, Federica sta qui? Federica sta nella sauna. Nella sauna? Sì. Fede! Ce l'ho! Ho il costume! È qua! Sì! Qui dentro! Bellissima busta, la busta delle Olimpiadi, bella, portami anche quella! Fammelo vedere! Sì, voglio vederlo! Fammelo vedere il costume della Pellegrini! Te lo faccio vedere? Mi giro! Dai! Guarda che qua, Pronto? Ah. Eccolo qua! Il colore è quello che è, però... Basta, Vittorio! Cioè, guarda! Prendo e ti attacco in faccia! No! Peccato perché Fede era bello, c'aveva anche la mutandina intima, diciamo,